Silvio, tu hai definito un altro mondo in un momento come una sorta di about a boy. Insomma, è una storia molto coinvolgente e intensa, ma anche molto molto positiva. Come hai scelto questo progetto e cosa, riguardando adesso il film, se appunto il paragone con About a Boy, poi c'è il Kenya, quindi c'è anche una somiglianza di Michael impressionante con qualcuno che conosciamo bene, e con About a Boy ai tempi di... Sì, in effetti quando mi hanno chiesto, quando parlavo di questo film e cercavo di raccontarlo, a un certo punto ho detto... è una specie di About a Boy ai tempi di Obama, perché in effetti è una realtà quella che il fotografa, che credo sia molto, è una fotografia molto contemporanea di questa società, in questo momento, in un paese che è il Kenya, che è il paese di origine di Obama, dove si racconta una storia di rapporto tra un ragazzo bianco, italiano, e un bambino di colore africano. Insomma, all'interno del libro di Carla c'erano tante componenti. Questa sicuramente era una delle prime che mi hanno colpito. Questo è un film, devo ringraziare veramente Carla di avermi dato una storia che mi ha permesso non solo di raccontare un paese che non è l'Italia, di scoprire l'Africa, di entrare in contatto poi di conseguenza con il dottor Morino, ma anche di appunto interpretare un ruolo che non di frequente mi capita tra i copioni poter scegliere. Questo è un po' il senso di fare il regista, cioè di dirigersi in ruoli che non ti propongono, no? Sì, io non so, non mi sento né un regista né un attore. Io mi sento profondamente innamorato del cinema e delle storie che il cinema racconta. Per cui vado alla ricerca di storie. Storie che quando mi offrono l'occasione di interpretare un personaggio che è una sfida, la colgo al volo, è una, voglio dire, perché non farlo? Amo il mio lavoro, quindi non, come dire, questo doppio ruolo, questa doppia veste, che non è un, adesso è il secondo film, ma non necessariamente nel mio futuro ci saranno tutti i film fatti con questa formula. Per il semplice motivo che vado alla ricerca di storie che mi possono emozionare. Tanto capire, è sempre molto difficile, credo, far recitare un bambino, no? Tu, insomma, sei la seconda regia, per cui avere a che fare con i bimbi, lui è talmente bravo. Ecco, questa è la cosa, voglio sapere come ha funzionato, quanti ciò che ha dovuto fare, insomma. Il bambino sembra molto dotato, però dietro un bambino dotato c'è sempre un grande regista, perché sennò quel bambino ti ritardo. E poi come ti poni, sei una sorta di outsider in questa uscita natalizia con tutti questi film cinepanettoni, filmonici, oppure in 3D, no? Film d'animazione, è un'uscita anche un po' particolare, che questa è molto coraggiosa, grazie. Aspetta, arriva intorno il microfono. Dunque, partendo dal piccolo Michael, lui è un talento, lui è un bambino che ha una facilità di espressione meravigliosa, passa anche senza il bisogno della parola. In realtà, infatti, quando l'abbiamo visto la prima volta insieme in televisione, mentre eravamo disperati alla ricerca del nostro Charlie, l'abbiamo visto in un videoclip di Tiziano Ferro. Non parlava, lui camminava per la strada, ma illuminava New York. E quando è arrivato, gli abbiamo fatto un provino, facendogli memorizzare solamente il suono delle parole, chiedendogli però di esprimere il senso di quella strana cantilena che lui recitava a memoria. E
ed è, l'ho detto, lo ripeterò mille volte, ho avuto la fortuna di scoprire Dakota Fanning, con quei bambini che capitano once in a lifetime. Sapere che cosa avete sacrificato del libro, se c'è qualche cosa che avete tagliato, avete deciso di non mettere o di accentuare o di minimizzare. E dall'altro, pensando all'altro film di Silvio Mulcino, c'è questa vena che non so se sono nel giusto, ma un po' esistenzialista di prendere la vita e di prendere le storie, no? Per cui diciamo veniamo come spettatori buttati in mezzo, quasi dicendoci guardate ma non dite niente. Insomma, c'è questo modo un po' spigoloso, no? Di affrontare le cose, che ricorda altri film, altre cose. Godard ricorda tutto un cinema. Ecco, mi chiedo dove, se ci siano delle fonti di ispirazioni, perché questo, insomma. Forse la prima risposta. Allora, riguardo a quello che abbiamo dovuto sacrificare, ovviamente in un libro c'è sempre qualcosa da sacrificare, perché altrimenti si fa un sì alla puntata, e i personaggi avevano delle storie molto complesse, quindi abbiamo cercato di, fin dall'inizio ci siamo resi conto che dovevamo prendere una decisione, cioè qual è la storia che seguiamo. Quindi abbiamo scelto magari di togliere attenzione a personaggi come Tommaso, che era molto più presente nel libro, e altri personaggi di contorno, per focalizzare tutto su Charlie e su Andrea. Non ci sono stati spargimenti di sangue per noi durante questo tipo di scelte. Ho pianto pochissime volte, abbiamo pianto poche volte, tutto sommato. Però insomma è stato molto meditato, molto sofferto, una sceneggiatura durata un anno e mezzo, sicuramente è testimonianza di qualcosa di molto pensato. Per quanto riguarda il resto, io non so se forse dovrei ringraziarti, nel senso che mi hai fatto Godard, anche esistenzialista, magari, nel senso che sinceramente esistono film che a me interessa il processo di crescita, mi interessa, devo dire, sia in tutti e due i film, anche in Parlami d'amore, in realtà io parlo di persone che crescono, di paura di crescere, di difficoltà nel crescere. Cosa significa crescere? C'è chi non cresce, come il personaggio di Tommaso, che si rifiuta di crescere. Ci sono personaggi, le donne in questo senso hanno un ruolo molto importante, perché sono in un caso, il caso di Sara, è il personaggio che inizia l'uomo alla crescita, perché lo porta in contatto con se stesso. Nel caso di Lidia, una donna, un personaggio femminile che trovo molto bello, perché è ancora più chiusa di Andrea all'inizio della storia, Lidia, è un personaggio che ancora di più si rifiuta di guardare le sue ferite, ma che non appena la vita la mette di fronte a un cambiamento, è più forte dell'uomo e lo asseconda appunto da non voler tornare più indietro a un certo punto, quando si trova a scegliere. Io credo che l'esistenzialismo, che è un parolone che può sembrare molto importante, in realtà si possa tradurre come storia di crescita. I miei riferimenti sono anche molto pop, nel senso un film che, voglio dire, About the Boy, sicuramente un film che amo moltissimo, ma ci sono c'è film come Gente Comune di Rhoda Redford, che è un lume, nel senso che è un film che non si vergogna di parlare di emozione, di parlare di crescita, di affrontare il passato ed elaborarlo. L'ho detto mille volte, anche Magnolia, tra l'altro Carla ha adattato, è stato uno dei motivi per cui ho detto che lavoriamo insieme, che lei ha adattato Magnolia. Sono tutte storie che raccontano il passaggio da un passato a un futuro. Crescere. Silvio.